Che cos'è che dà senso alla lettura, al voler leggere, specialmente la narrativa? Buongiorno e buon caffè. Che cosa ti dà un libro di narrativa? Perché vai avanti a leggerlo? Perché te lo ricordi per la vita? Perché ti aiuta a capire quello che stai vivendo? Perché ti spiega cos'è la nebbia, cos'è il fumo, cos'è il cielo grigio, cos'è il sole? Perché te lo tieni dentro nel cuore? Perché è chiaro, un saggio ti insegna qualcosa, è molto semplice, è un elenco puntato, ti dice cosa fare, cosa non fare, è un manuale, ti spiega esattamente come compiere un compito, e non è un gioco di parole, come svolgere un mestiere, come svolgere una professione, ma la narrativa racconta storie. E allora perché dovrebbero rimanerti nel cuore? Un libro che fa la differenza è un libro che sa prendere dal tuo cuore. Mostrartelo, raccontartelo, ti fa dire: ma questo è quello che sento io, questo è proprio quello che capisco, ma non riuscivo a dirlo con queste parole. Questo mi ha spiegato quelli che erano i miei sogni, la mia percezione della realtà, quello che portavo dentro, e finalmente adesso lo so dire. Ma al contempo ti dà due ulteriori punti che non avevi proprio preso in esame. La prima cosa è che prende quello che pensavi e va oltre, ti dice di più, va in profondità, ti spiega cose nuove, ti fa vedere con una maggiore chiarezza tutto questo. E la seconda è che ti dice delle cose che non capisci, non le capisci al momento, perché sembrano delle frasi belle ma senza significato. In realtà sono delle frasi belle che aprono degli universi, sono delle frasi davanti alle quali devi fermarti, rileggerle 2 o 3 volte per assaporarle fino in fondo, capirle. E poter spalancare quella porta che c'è dietro, poter continuare il viaggio. Ecco, un libro che veramente sa prenderti e sa darti qualcosa è un libro che non finisce mai, perché dietro ogni frase, dietro ogni capitolo, dietro ogni personaggio c'è l'universo che tu puoi costruire partendo da lì. Magari venirti voglia di scrivere un libro partendo da quel personaggio, magari volerlo incontrare, magari voler passare del tempo con lui per farti raccontare altre cose, magari anche con l'autore, perché no? Non sono molti e non sono frequentissimi i libri che danno questo. Io oggi ne sto leggendo uno, lo sto divorando come non mi capitava da tempo. Lo sto leggendo perché merita che ogni frase sia soppesata e lo sto divorando nel senso pieno del termine, mandando giù, perché non è la velocità di lettura quello che fa, ma è il modo con cui il libro te lo porti dentro. E allora ve lo consiglio spassionatamente per poterci fermare insieme a parlare di ogni singola riga, di ogni singola frase, perché lì dentro troviamo le nostre vite. Alessandro Davenia, l'appello. Buongiorno a tutti e buon caffè.